In diretta ci siamo, mettiamo un po' di musica nel frattempo, mettiamo una canzone di Franco l'Americano, Rose Rosse, eccolo qua, dai Frank. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato Franco sarà l'Americano perché ho canta per noi. sbagliato, ma io Oh, vivo di Dio. te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro. Amore, Amore, sai sai perché? perché? Amore, le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose Rose rosse rosse per te, ho comprato comprato stasera. stasera. Cosa voglio Voglio da da te? c'è nessuno, come dice la famosa pubblicità. Non si muore. Rosse con Franco l'Americano, Mr. Frank, avete già il link, vi regalo proprio questo CD da ascoltare di grandi successi, eccolo qua, se avete piacere. Sono con il mio caro papà, mio barone, barone, fatti vedere però, ti devi sporgere e farti vedere così. eccolo qua, il barone Nicola Cassinesi, girasole 78. Come stai, barone? Bene, Tutto a posto? bene, Tutto a posto, tutto a tutto posto, a posto, auguri a tutti. Senta, barone, qui abbiamo delle persone che stanno collegandosi e sono sicuramente in diversi. Poi questa è una trasmissione che porta il saluto, gli auguri, qualche notiziola. Insomma, facciamo quello che possiamo. Cerchiamo Ci di divertiamo. divertirci, ecco, beh, cerchiamo di fare anche un remember, un ricordo dei successi degli anni 60. Questo è uno di quelli, per esempio. Prenderemo in esame questo libro che è Ricordando, dove leggeremo trani dal dopoguerra, dal fine secolo. Un album storico, fotografico, con fatti, personaggi e tradizioni. Cosa ti ricordi tu degli anni 60, Barone? Tante cose. Cosa in Si particolare? sposò un figlio, Vittorio Cassinesi. Negli anni 60, no, io mi sono nato semmai negli anni 60. Sei nata, Sono nata. nato, sono nato negli anni 60, 60, 62, per esattezza. 62 in Corso Regina Elena, a Trani. Ehi, no, in Via Nigrò, io sono Via nato. Nigrò, sì. Barone. Chiedo scusa Barone, ti che... devi appoggiare qua, che ti devono vedere le persone, non ti devi. È da guardare te. E io stavo vendendo Cosa? il mio lavoro quando sei nato tu, mezzo al Che mercato, e facevi? Era un vedevo venditore venditore ambulante. ambulante, tovaglino, Vabbè, giocattolino. stracci via. No, stracci, stracci. Guadagnavamo la Vabbè, si giornata. guadagnava la pagnotta, la pagnotta. Allora, chi si è collegato? Ciao Bart, come stai? Buon pomeriggio, benvenuto. Vediamo un po' se riusciamo a sentire qualche altro che si collega. Nel frattempo state ascoltando il sottofondo. Io sto Io che non vivo. cambiando. Siamo negli anni 60, quindi oggi avremo questo, come dire, periodo, 10 anni di musica, dal 60 al 69. Questo è Io che non vivo, pezzo di Pino Donaggio. Come posso stare una vita senza te? Sei mia,
proviamo a metterci in contatto con qualcuno, visto che oggi abbiamo diversi amici che festeggiano il compleanno. Sono diversi, sono diversi. Allora, tu hai qualche ricorrenza da festeggiare, Barone? Ricorrendo che sta tutti bene. Calaste buono. Lui, buona salute a tutti. Allora, bene, bene, bene. Abbiamo in diretta forse qualcuno che possiamo contattare. Sì, 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 sì. Vediamo un po' se riusciamo a fargli gli auguri. Al mio cugino Massimo. Proviamo a chiamare Massimo, proviamo a chiamare Massimo, dai. Oggi è il suo compleanno, sai, alla fine voglio fargli gli auguri. Sta squillando. Sentite lo squillo? Eccolo qua. Proviamo a vedere se si... Chi è? Chi è? Buonasera. Ciao. Scusate, ma io devo fare gli auguri ad una persona. È possibile parlarci? Buonasera. Massimo, sei in diretta, t'avviso. Quindi siamo in diretta. Oh, sono in diretta? Sì, sì, nella mia pagina siamo in diretta. Oh, buonasera. Ciao. La piccolina, come sta questa bella signorina? Bene, fa piacere. Oggi... Tutto bene, il nonno, tutto bene? Sta bene il nonno. Quanto faccio vedere un nonno, vedo stesso. Vedo stesso, è buono un nonno. Auguri a tutti. C'ha la tuta da ginnastica, deve andare a correre stasera. Bravo. Lo senti? Parla. Voglio arrivare all'età del nonno io. Dagli un consiglio, nonno, come deve fare? Mi devi ascoltare bene. Senti, consiglio. Allora, il mio consiglio che io ho avuto ieri, quando era un po' giovanotto, a Napoli. A Napoli. Io facevi. Sì? Andavo a comprare la roba. Il consiglio, stringi uno! E andavo a comprare la roba. Allora, mi venne in idea, di anni fa, avevo 18 anni, di chiedere a un anziano di Napoli. Un anziano di Napoli? Perché a Napoli era pericoloso vivere, contattare. Allora disse: come ti chiami? Colino. Disse, come posso fare per arrivare alla tua età? Stringi, bro. Disse a me: Colino, per arrivare a questa età e di più devi fare che devi cosa? Devi guardare innanzi, te la fai cazza tuyo. Ok, quindi bisogna farsi i VIP propri. Senti, ma tu sei sopra? Benissimo. Tu sei sopra? No, non sono sopra, sono scappata. Credi scappata? Sono a casa nuova ora. Ah, sei di nuovo a casa. Sì. Ciao bella signorina, come si chiama tua figlia? Aspetta, non mi ricordo. Elena. Ah, Elena, mi ricordavo, però mi sfugge. Allora, di tanto. Che canzone ci dedichi? Elena, cantiamo insieme tanti auguri a mamma che oggi è il suo compleanno. Pronta? Vai. Ci vediamo. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Ma scusa, non devi cantarla tu, la cantiamo noi. Tanti auguri, Marina. Tanti auguri a te. E tu fai applauso. Auguri. E un buon compleanno. E auguri a tutti. Occhio alla penna. Mio padre, occhio alla penna. Perché occhio alla penna? Scusa. Perché? Zigriden, cosa sei un microfono? Quando voi scrivete, fate un contratto, un regalo, hai capito? Il sbagliato. Dopo, c'ho se scrivi bene. E allora, bene. Occhio alla penna. Se scrivi bene, scrivi bene. Ok, Vittorio, voglio uno screenshot come ricordo. E fallo, vai. E allora lo riesco a fare, no, fallo lo faccio, tu. Lo faccio io. Aspetta un attimo. Ma colì, avvicinati un po' alla telecamera così facciamo lo screenshot. Dai, aspetta, una foto. Aspetta, però devi chiamare il resto, la famiglia, scusa, non vale. Vai. Vado? Fatti avanti. Ok, va bene, pronto? Screenshot, 2-1, 3-2-1. Guarda lì, guarda qui. Tu non esci nella lingua, ehi, sorridi, Elena, sorridi. No, la lingua no, non mi piace. Fai un sorriso. Sorridi.
Va bene, l'abbiamo fatto. Ok. Auguri! Auguri, grazie. Grazie. Grazie di tutto. Cosa hai preparato di buono oggi? Vuoi vedere? Certo. Aspetta. Scusa, hai preparato qualcosa di buono. La carellata, Beh, scusami, non ci dare l'indirizzo in diretta, vediamo subito però. Ragazzi. Manca il primo da fare, Devo far vedere le persone che stanno guardando. Mamma mia, saluta Elena. Ciao Elena. E non mangiare. Non mangia, sempre mangia. Vediamo. Sì, sempre. Allora, questa roba che mangia Elena è tutta quella, guarda un po' che squisitezza che sta preparando, guardate. Fai una panoramica di questo bel buffet. Vai. E niente. Bene. Abbiamo anche risolto il problema della cena stasera. Vediamo da te. Sì. Va bene, vi aspetto. Bene, tanti auguri, buon compleanno. Salutami quel barbone. Grazie, quel birbante di tuo marito che sta lì. Nenna. Per la burraco. Nenna. Grazie Vittorio, un bacione. Grazie a voi e tanti auguri, buon festeggiamento. Ciao Elena. Grazie. Auguri. Bene, allora noi oggi abbiamo fatto gli auguri a Marina per il suo compleanno, Simini, e dobbiamo fare anche degli altri auguri. Abbiamo degli altri auguri. Vediamo un po' chi si è collegato. Guarda, Benedetto. Benedetto, Bacolino Lyon. Benedetto Cagiulier. Saluta Benedetto, saluta. Parla qui e guarda lì. Ciao Benedetto. Così si fa. Benedetto. Te da bere un capture. Benedetto, ti saluto e grazie a tutti e faccio gli auguri a voi e tutta la famiglia. Benedetto, dove ti trovi in questo momento? Facci sapere. Auguri! Scrivilo. Occhio alla penna. Sì. Non facciamo come si dice, non sappiamo dove siete. Sei a Trani, sei in qualche parte del mondo. Dove ti trovi, Benedetto, in questo momento? Sentiamo. Nel frattempo ci stiamo dedicando ad ascoltare il CD del mitico Franco l'Americano, che avremo domani ospite nella nostra trasmissione. Fammi salutare l'amica Marina e mandargli questo bellissimo screenshot. E voilà. Forse l'ho salvato, vediamo un po'. Sì, ce l'ho. Te lo sto mandando, se sta collegandosi adesso Marina, farebbe piacere, così gli mandiamo questo bello screenshot. Vediamo un po'. Eccola qua, ok, vedi, ecco, ce l'abbiamo. Sì, così come sta. Lo mandiamo via WhatsApp. Vediamo un po' Marina se ce l'abbiamo. Sì, eccola qua Marina. Allora, noi stavamo aspettando che il nostro amico Benedetto ci rispondesse. Vediamo se riusciamo a inviargli la foto in tempo reale. Eccola qua, Marina, il nostro regalo di compleanno. Voilà, mandata la foto. Auguri, scriviamo gli auguri così. Voilà. Bene, musica. Classe seconda. Lisa dagli occhi blu, vediamo un po' se ha risposto il nostro Benedetto. Non ancora. Benedetto, rispondimi. Benedetto, maledetto. C'è Lisa dagli occhi blu nel frattempo. Allora, poi prenderemo in esame, visto che proprio sono pezzi di quel periodo, 60, ce ne sono tantissimi. Facciamo anche ancora degli auguri. Ancora auguri e vediamo se riusciamo a. Vediamo un po' se riusciamo a chiamare. Massimino, eccolo qua, proviamo a chiamare Massimo, vediamo se Massimo è dei nostri oggi, proviamo a chiamarlo. Nel frattempo abbiamo inviato la foto alla nostra Marina per il suo compleanno, auguri. Massimo, rispondici che vogliamo farti gli auguri, vediamo un po'. Massimo, come urlavano i gladiatori nel film Il Gladiatore, Massimo Decimo Meridio. Non c'è, no, c'è ma non risponde. Probabilmente non è, come si dice,
pronto per intervenire. Basta, squillo, stop. Auguri Massimo, abbiamo provato a chiamarti però. Allora, vediamo un po' se riusciamo a sentire chi altro dobbiamo fare gli auguri. Riccardo Martinelli, voilà, il fratello di Gregory. Sentiamo Riccardo, Riccardo, oggi anche il compleanno di Riccardo. Vediamo un po' se ha risposto. Ciao Vittorio, un saluto dal tranese che vive a Bergamo, un saluto a tutti i tranesi. Grande! Ciao Nunzio, un saluto da parte di mio padre, saluta gli amici di Bergamo. Auguri a tutti! Grazie! Vediamo un po' se risponde Riccardo, vediamo se risponde il nostro amico Riccardo Martinelli in diretta per noi per il suo compleanno. Ma io li vado a telefonare in un momento che sicuramente stanno facendo la doccia oppure si stanno facendo il bagno oppure sono a casa, che non vogliono o non possono rispondere. Vabbè, comunque abbiamo provato, eh. Mi sono innamorato di Maria Frank. Allora Faele, Nunzio ti provo a chiamare, va bene? Proviamo a chiamare il nostro Nunzio. Vediamo un po' se risponde mio amico Nunzio Piumella, che cosa si ricorda di Trani negli anni 60. Lui sicuramente se lo ricorderà. Vediamo un po' Nunzio da dove? Da mi diede un bacio e l'amore sbocciò. Nunzio Piumella da Bergamo. Marina ti volle al più presto sposare. Marina. Vediamo un po' quanti sono Nunzio Piumella che si trovano qua. Eccolo qua. Mi sa che è lui. Sì, è lui, è lui. Nunzio, ti sto per chiamare. Rispondiamo alla telefonata, su. Oh no 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 no. Vedi chi è Nunzio Piumella, lo conosci dottore? Eccolo qua. Come squilla, squilla forte, squilla forte. È di Trani ma vivi a Bergamo. Vediamo un po' se andiamo a Bergamo adesso. Andiamo a Bergamo. Ricordiamo gli anni 60. Come andiamo? Uè, Nunzio da Bergamo, che notte rosa che c'hai dietro. Aspetta che accendo la luce perché stavo vedendo la TV. Va bene, va bene, siamo in diretta. Oh. Oh, finalmente abbiamo Nunzio da Bergamo. Senti Nunzio, tutto bene a Trani? Sì, volevo capire se tu da quanto tempo sei andato via da Trani? Io sono andato via da Trani nel 1969, alla fine. Ah, quindi fine degli anni 69. Degli anni 60 ti ricorderai senz'altro. Amo la mia città nativa. Ti ricordi qualcosa della tua città di Trani? Ti ricordi negli anni 60 cosa facevate? Un po' un ricordo del tuo periodo a Trani negli anni 60. Ti ricordi che avevamo fatto un piccolo complessino con Walter, con Mimmo, praticamente suonavamo sul corso. Io ho continuato la mia passione, quella, però sono qua che vivo... Trani non l'abbandonerò mai. Io intanto ti faccio tanti complimenti a te che hai fatto questa bella cosa, aprire questa radio DJ a Trani e parlate anche il tranese. E questo è importante, è la cosa importante che ci parla come mangi e meg. E ieri hai detto sì, parlo proprio da che sì, come mangi. Allora, Nunzio, per dare un tono, come dire, professionale, parliamo italiano. Però per darci un tono amichevole, noi parliamo tranese, come ci ha fatto mamma. Giusto, ti presento mio padre, che è qui con me, Nicola Cassinesi, 78. Non so se hai avuto modo di sapere o conoscerlo quando è stato ma a Trani. Ma è logico, io tutti gli anni sono a Trani. Oh, bene, bene. Noi ci siamo visti anche a San Marco quest'anno. Certo, 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 è stata una bella esperienza. Hai fatto il DJ. Perciò io tutti gli anni sono sempre a Trani. Certo, certo, sono contentissimo che comunque ci siamo visti in un'occasione come questa
ed è bello che insomma abbiamo avuto occasioni diverse. Senti, ma dico, a Trani tu quando torni poi eventualmente? Ma adesso io torno sempre per la questione del virus. Se il virus sparisce, io a Pasqua sono a Trani. Maledetto virus, cavanaccetto. Mannaggia, se no io alla fine di giugno mi fermo fino all'inizio di settembre a Trani, tutti gli anni. Ho capito, bene, bene, sono contento. Abito di fronte alla chiesa dei Templari a Trani. In via Ogni Santi. In via Ogni Santi al 38, sì. Sì, stato all'Arc, diciamo, vicino all'Arc di bravo, Ogni Santi. Bravo, bravo, bravo. Senti, Nunzio, con te c'è qualcuno? Possiamo salutarlo? C'è mia moglie, to. Ehi, la signora, che bella signora, buonasera. Buonasera, signora, buonasera. Signora, lei è di Trani? Sì. Come si chiama? Sono di Trani. Come ti chiami? Come ti chiamo? Io, Maddalena. Ah, vede. Moppet, Maddalena, di Suborca, Maddalena. Io sono il cognato di barbiere... Gennaro Rossoni che fa il parrucchiere. Dove sta esattamente? Divio. Ricordiamo dove sta. Prima stava lì a Piazza Mazzini, adesso è andato in via Corato. Ah, bene, ho capito. Sì, Rossoni, sì. Lei sta dopo il passaggio a livello? Dopo il passaggio a livello? Bravo. Sì. Dopo il passaggio a livello. Dilla questa macchia un po' prima. Ah, ho capito. È vicino a Villa Guastalla. Praticamente parlavamo la Trana, Savino Mostezzo, qua non scappavo il pesce. Adesso sì. Sì, ho capito. Allora, Maddalena e Nunzio, ma più o meno la Trani ce ne sono tanti, pure di... Signore, come cognome tu come fai? Somma. Ma appartiene per caso Vittorio a lei? Vittorio del negozio? Ti ho perso, Vittorio non c'è. Siamo persi a Vittorio. Mandiamogli una foto di questo screenshot che abbiamo fatto. Mandiamogli una foto dello screenshot. Eccolo qua. Rifacciamo partire la musica. Vediamo un po' se ci sono contatti. Ciao Nico, è ritornato Nico. Auguri dal tuo papà, al tuo papà. Sebastiano Paciolla. Uè, Paccio. Buonasera ad Antonio Summa, anche al papà. Grazie Nico, grazie Antonio. Saluti papà. Saluta Annunzio a Sebastiana. Nunzio Sebastiano, auguri dal barone Girasole. Nico, io vi faccio i migliori auguri a voi e tutta la famiglia. Urlare, non c'è bisogno di urlare, con il microfono si sente. Auguri e occhio alla penna. Ciao Paolo Di Savino, se Lucio. Paolo Di Savino, ciao Paolo, saluta ciao, Lucio. Paolo. Paolo Di Savino, Lucio. Paolo Lucio, il mio amico di ieri, anche tuo figlio, grazie. E di oggi. Grande amico di tuo padre. Senti, io con me ho qui degli sponsor, vedi un po'. Li vedi? Vediamo un po' se è ritornata la chiamata. Ci siamo persi il nostro Nunzio. Vediamo se lo richiamiamo. Stavamo ricordando... Elettrauto Lucio in via Giovanni Verga Trani, numero 3. È caduta la linea. Ti sei fatto male, ti ha fatto male. Allora, mia moglie è quella. Tu, Somma Gilore, me lo conosci? Ah, sì, come no. Allora, è la sorella di Somma. Siamo a posto, Ciccato. Allora, andiamo per ordine. Sì. Hai un 5 minuti per me? Anche 10 con bene. Gli amici ci sto. Allora, io faccio un ricordando di Trani, ok? Visto che sei stato dal 60 al 69 a Trani, che lavoro facevi in quel periodo? Facevo il marmista alla segheria dei marmi alla mamma Miramar di via Barletta. Ah, bene. Poi sono venuto qua, ho aperto un'attività, mi sono messo in proprio, faccio i cablaggi, facevo, adesso sono in pensione. Che cablaggi? 73 anni, eh. Che lavoro facevo era? I cablaggi impianti elettrici. Ah, roba grossa allora. Allora, sì.
Senti un attimo, parliamo un po' di curiosità e periodi e del decennio, diciamo, di quel periodo. Le ditte che stavano, erano in forte crescita, diciamo, i prodotti lapidei, quindi c'erano le ditte Bassi, La Sciarrea, Menga, Decorato, Guacci, Pappolla, Nugnes, Ventura ed altre che poi riuscivano a garantire guadagni per tante famiglie. Poi ancora Industrial Farming. C'erano tutte quelle dal 60, siamo nel 1960. Martinelli. Senti, per ritrovarsi presso una serata di ballo si sperava nella disponibilità di casa di qualche amico o ci si recava nei famosi club, un club, anzi, ricavati club, le... e in più facevamo le cose in casa pure, li chiamavamo balli a socio. Qui c'è mio padre che è uno dei primi, li faceva i balli a socio. Loro ne hanno fatti tantissimi e poi si ballava in dalla grat, non so se da ti ricordi. Alla grat. Senti, i cinema, dice, era l'attrazione principale per tutti. La mattina si riempivano di ragazzini con poche lire che potevano entrare per vedere un film dei protagonisti. Ercole, Paciste, Sansone, I Gladiatori. Tarzan. Poi stavano film da Candent, Gianni Morandi, Albano, Di Teltoni e tanti altri. Poi, l'estate... Non so se te lo ricordi, qui ti voglio fare una domanda, vediamo se te lo ricordi. I cinema all'aperto a Trani, quali erano, come si chiamavano? Allora, Cinema Corsi, Rena Bellina, Salve. Bravo, e basta. Poi Coperti, c'era l'Imbero e Super Cinema. Va bene, quelli sono... No, io ti ho fatto la domanda su quelli scoperti, che adesso non ci sono sì, più. Sì, quei tre là erano scoperti. L'unico che è rimasto vivo, diciamo, ancora è il Cinema Impero. Poi, vediamo un po'. Ti ricordi del Cantagiro che passava da Trani? Ostia. Ah, oh, bene. Faceva il festival della canzone nuova sopra a Palum a Trani. Piazza Quercia, diciamo, sopra Palum, perché tutti piazza quanti... esatto, era Piazza Quercia, poi diventata Piazza sì. Quercia. Sopra Palum. Senti, Cantagiro l'abbiamo ricordato, però un altro periodo intenso di quegli anni, siamo negli anni 60, c'è quando fu promossa il Trani in Serie B. Ti ricordi di questo particolare sportivo? Oh, benissimo. Ci furono dei festeggiamenti che durarono per diversi giorni e terminarono con il famoso taglio dei baffoni del super tifoso Giulio Orizzonte. Gallucci, soprannominato Gallucci. Gallucci, bravo. Giulio Orizzonte. Tutto. Che sacrificò quanto aveva di più caro, che non tagliava dal periodo di prigionia della guerra. Non so se te lo ricordi, questo è stato un evento raro. Anzi, ti faccio vedere la foto. Ecco, faccio vedere la foto. Ecco qua, guarda un po' il taglio di Giulio Orizzonte. Guarda, la vedi? Sì. Perfetto. Sì. Adesso che ho fatto vedere, giustamente era il baffone di Trani. Oggi c'è un altro baffone, si chiama Ferdinando Vescia, che c'ha il baffone pure lui. Anche lui. Ferdinando avrà più o meno la tua età, non so se o meno più, quanti anni hai. Poi 73. Penso che lui è su quella tua età, sì. Ferdinando, che guidava il bus nell'AMET anni addietro, lavorava presso l'AMET come autista, che poi guidava anche le carrozze ogni tanto, lo vedevamo in giro. Oh, Ferdinando, sì, Ferdinando. Mi viene in mente, però non mi ricordo. Lo so, tu stai a Milano, quindi può essere che magari ti dimentichi. Vabbè, questo è stato il dopo baffone di Giulio. Lo nominavamo Kier. Bravissimo, quello era il nostro... Masin, Argullo Carrozza. Masin Kier. Benissimo. Adesso andiamo nel dettaglio. Vediamo un po'. Fra i personaggi degli anni 60, stiamo ricordando... Cosmia de Tom, che aveva la pizzeria in Piazza della Repubblica. Sì. Buonissime le pizze, la Fakez. Ora ovviamente ci sono i figli, i nipoti. Com'è?
Urlo Panzerot facciamo. Beh, c'è certo. Piz, perché è strangesino e Panzerot e ci sono scorte, eccoli. Quando l'ha mangiata così? A Catain. Poi, un'altra persona, personaggio storico degli anni 60, Jair Schpone. Guardiamolo se mio. È il cognato di mia moglie, il figlio di Schpone. Senti, Bobby, noi chiamiamo il professor Schpone, si metteva mezza a... Vicino alla farmacia Ruggeri, all'angolo proprio, e vendeva cicer, semir, favarastot, cellir, castagnetti, tare, drezuc e gazzos. Lo ricordi, no? Bellissimo periodo. Bello, bello, bello ricordare. Come? Si chiamava Pietro Petrucci. Ma perché lo chiamavano Schpone? Schpone è un soprannome. Sì, ma il motivo, come è venuto fuori questo soprannome? Non lo so. E puoi chiedere a tua moglie, chiedi, Maddalena, perché lo chiamiamo Schpone? Guarda, dopo chiederò al mio cognato. Senti, promessa è una promessa. Io sto facendo una ricerca sui soprannomi, ma voglio sapere la motivazione del soprannome. Sappiamo che per un motivo, lo chiamavano... Lo chiamavano così perché magari è capitato un aneddoto e lo prendevano in giro gli amici che gli dicevano questo nome. Però posso dire che insomma sono dei soprannomi storici di Trani, perché è riportato su un libro. Quindi alla fine stiamo leggendo storie ricordando gli anni 60. Bello. E poi ancora, non so se tu ti ricordi, c'era una persona che si chiamava Giroud. Giroud, governavo pesci. Esatto, ma questa era una persona che faceva garzone di bottega ed era il più anziano garzone ed era presente ogni giorno al macello comunale. Aiutava i macellai tranesi che andavano lì, raccoglieva, come dire, come compenso, no? Qualcosa per poi andarla a vendere per sopravvivere, insomma, si adattava, si adattava così. Poi c'è un'altra cosa, il complesso musicale. Tu hai avuto modo di fare un complesso musicale all'epoca? Sì, ci chiamavamo i Baronetti, eravamo insieme. Allora c'eravamo noi, sì. I Rover, c'era l'orchestra Chiarollo. Chiarollo, che io ho cantato con Chiarollo. Sì, pure. Bene, bene. Io ho avuto un barbiere che si chiamava Chiarolla. Bravo, faceva il barbiere. Lui. Era lui, Chiarolla. Allora avevamo un musicista in casa e non lo sapevo io. Ero bambino, mi veniva a tagliare i capelli. Un fratello morì in via Andria con l'incidente. Sì, l'incidente in via Andria, storico, insomma, notizia. Anni fa, molti anni fa. Senti, è Gianni Greco con il complesso musicale, te lo ricordi? Giannino Greco, che ha una merceria in Corso Vittorio Emanuele, di fronte a Giannelli, di fronte al bar Biancaneve. È famoso anche lui, no. Questo non me lo ricordo. Beh, comunque il complesso faceva tante feste e insieme a lui alle volte veniva anche un mio caro amico che si chiama Franco Orlandino, che è questo che state ascoltando. E il mio cuore lo sa. Cosa voglio darti? Vedi che ti ho fatto cantare. Ti ho fatto cantare stasera. Senti, lui era Franco Orlandino. All'epoca si faceva chiamare così, il suo vero nome e cognome. Ma io l'ho soprannominato Franco l'Americano. Che viene con noi. Non so se te lo ricordi. Viene nel mio programma. È questo qui che canta con noi. Il cacantante lo chiamo io. Ha fatto un CD che io ti voglio regalare. Quando ci vedremo, te lo regalerò senz'altro. Con piacere. E ti faccio ascoltare tutti i suoi grandi successi. Visto che parliamo di anni 60, c'era anche un personaggio che insieme alle feste faceva d'animazione e si chiamava Cicciuied. No. Oh, lui suonava come la batteria. Ah, vedi. Il nostro suonava come la batteria. Vedi che ti sto facendo tornare indietro. Lui suonava la batteria. Ti sto facendo tornare indietro di 60 anni oggi, eh? Madonna mia. Senti, ti ricordi che si facevano le feste sopra il Cinema Impero, nella sala?
Sì, sì. Bene. Io mi sono sposato proprio alla Sala Impero. Ah, ecco lì, da dove ti sei sposato? Ecco lì. Yeah, yeah. Aspetta, sentiamo. Hotel Trane. Hotel Trane. È stato l'Hotel Trane. È da quando è il castello Hotel Trane? No, l'Hotel Trane è stato fatto molto dopo. No, tu dove ti sei sposato? La sala. L'hotel. La sala. No, ma mio padre c'ha 90 anni, mica c'ha 70. Sicuramente lo faccio a mezzo alla strada, via sto a casa. Comunque no, l'Hotel Trani forse si ricorda di nostro mio fratello Franco che si sposò all'Hotel Trani. Comunque all'epoca al Cinema Impero si faceva un sacco di feste, ma poi le feste si facevano che duravano due giorni da noi. Sì, era l'unica sala che avevamo a Trani. Sì, 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 sì. Ma prima si facevano più in casa quelle cose, no? Sì, ma io mentre no mi sono sposato e sono andato lì in sala. E certo. In Sala Impero. Ti ricordi qual è stato il tuo primo ballo? Chiediamo a tua moglie? Sì. Signora, no, chiedo il mio primo Maddalena. Ballo. Allora, il primo ballo è stato piccolo fiore. Ehi, piccolo fiore, dove vai? Mamma mia, senti un po', vedi un po', vedi un po'. Senti, allora Piccolo Fiore è una canzone, ti faccio ascoltare tra un po', anzi concluderemo proprio con questa canzone in modo tale che ti faccio, come dire, ritornare indietro di 60 anni. A proposito, che anno vi siete sposati voi? Io mi sono sposato il 28 agosto del 1969. Sono 50 anni. Sono 50 anni, Sono passati 50 anni. A 25 anni mi sono risposato di nuovo, sempre con lei qua. Sì. A 50 anni mi sono risposato di nuovo alla chiesa dei Templari a Trani. In via Ogni Santi, in via Ogni Santi. Bene, 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 bene. Vedo che, insomma, queste cose continuano, eh? Bei ricordi. Bei ricordi. Senti, me ricordi veramente. Adesso che ti voglio ancora tenere al, se hai da fare devi andare a far l'amore con la signora, non lo so. Magari. No, dico, se ti ho svegliato qualche piccolo entusiasmo, magari ti faccio venire anche voglia, che ne so. Dicevo, adesso ti faccio, come dire, ricordare ancora altro carretto che sostava vicino a Via delle Crociate, davanti, diciamo, all'ingresso tra Corso Cavour e Via delle Crociate, sai dove stava prima la Talmone anni fa? Sì. Chi vendeva, ovviamente, si vendevano i fichi d'India, praticamente nei mesi estivi. Poi, giovani e vecchi aspettavano il loro turno, fissavano il prezzo e guardavano il venditore mentre pesava i frutti, tagliava dopo averli lavati. Tu l'hai mai mangiato i fichi d'India? Oh. Nuzze tutte. No, la scarsa lo vedo, perché stanno mangiamo mosse. La cosa curiosa era che bisognava mangiarli in fretta, poiché il venditore era talmente veloce che era subito pronto con un altro fico pulito. Cioè, praticamente, poi la givacacchi che ne sono. Poi ancora, ci sono state in quel periodo dei cantanti maschi tranesi che arrivarono a successo nazionale ed oltre. Ce n'è uno che si chiama Gino Palumbo, in arte Gian Belmondo, vincitore del Festival di Trani del 59, che ha vinto tre puntate della famosa trasmissione Sette Voci, condotta da Pippo Baudo, e poi Gianni Lociale, in arte Giannetto. Sì, e poi c'era anche la Isabella solita Iannetti, che è la nostra ambasciatrice, che abitava giù al porto lei una volta. È vero, ragazzi. Glielo chiedo quando la trovo. A Besciamara, o Portingena, a Fienga, la strada larga. Benissimo, di Isabella Iannetti apriremo al primo piano.
Senti, Nunzio, di Isabella Iannetti apriremo un capitolo grossissimo, perché abbiamo da fare un'intervista, devo andarla a trovare appena posso e gli facciamo una lunga intervista e ve la mandiamo in onda sulla mia trasmissione. Magari, e dico, poi c'è la squadra appena di calcio. Appena vengo a Trani ti vengo a trovare. Ma sì, dai, fammi sapere, siamo sempre pronti a qualsiasi momento. Ti ospito anche nella trasmissione in diretta, così facciamo quattro chiacchiere come oggi. Allora, Polisportiva Trani, ti ricordi 61-62, poi 60 Giulio Gramegna presidente, poi siamo andati 63-64 allenata da Marsico o Marsico che vince il campionato, poi ancora molti ragazzi venivano impegnati nelle ore pomeridiane nelle tante botteghe esistenti, l'Optai, dove cominciavano a imparare un possibile mestiere. Colin va cavazzata a po' scarpar, po' scettò vangaria dall'aereo e si è messa a po' commerciante. Io Marco lì, di un petto, magari, di scappare a po' scarpar, do scarpar, e c'è facile? Niente, l'altro avrà la battuta, tu mi puoi capire, che l'onda era già a ovresta, ma già va caro. E io era per te la tied, però se andavo solo a Deo. Non va così, giù. Allora, disse, vi ricordate che io ne pigli la tied, a Vaken? Esci, un po' di avanti, non dicevo per la petaglia, dicevo, se è per la fine, non mi prendo, ne, di tutta la tacella, se avrei chiù, si va a banda. Vagabond, e poi ci faci? E e mi viene l'idea di andare a avere la mole in mezzo mercato. Ti ricordi quando mi sono cercato in Berga stavo una cosa miniata? Ricordi miniati? Parkour. Noi abbiamo anche una fotografia di quella. Di fronte al Cinema Impero c'era questo negozio che vendeva articoli da regalo, merceria sì. E allora io scivo alla stazione, dicevo, dove è un mercato domani? Disse, a Cerignola. E vabbè. E come Raffina, tra me e Lerina, la mia uccida lei, mi venne l'idea, dice, in due magazzini di maniate, e dicevo alla signori, mi dai 10 pezzi di mollo. Faccio un conto, disse, ad appaghi, dice, chiamo il principale che gli ha cercato la tacca. E quello me ne è immaginato, uè, bello voglio. Dice, il principale, io credo che ha fatto un mercato a Cerignola, però ci ha avuto la moda. Beh, ma da te, c'è dell'aereo che ci ha fatto un biglietto o train, che non ti vengono all'aereo. Ma capito, va a avere proprio soldi di un treno e aveva la rabbia. E poi da lì partì il suo, diciamo, la sua storia. Gli chiedi a papà, allora c'era la 10 lire col cavallo e la 5 lire col grappolo dell'uva. Vedi che c'era. Però davanti c'era una spiga di grano sulla 10 lire, se non ricordo male. La spiga di grano era sopra la 10 lire. La 10 lire. No, la 5 lire c'era il grappolo dell'uva. Sì. E la 10 lira c'era il cavallo. Ho capito. Ma adesso devo vedere, perché mi sono conservato delle monete di metallo, però probabilmente saranno un po' più avanti degli anni. Sì, andiamo avanti con un'altra cosa molto bella. Molti ragazzi venivano impegnati nelle ore pomeridiane e giocavano giocavano a Nascan, a nascondino, la lambada in Fulmanat, tocca a Fier, Stagnaroz, o pallone. Quindi alla fine la cosa bella che a pallone molte squadre si sfidavano sulle piazze, provocando molto spesso la rottura di vetri, di finestre, di locali adiacenti. Questo tu lo sai, perché l'hai fatto, qualche vetro l'hai rotto. È vero. Tutto si concludeva con l'intervento dei vigili. Come si chiama? Carmeloce, Bebilacqua, Carmelova Pighè, dei vigili urbani in bicicletta che cercavano di sequestrare la palla tra il fuggi-fuggi generale. E qualche volta un pallone un squartavano. Ma no, denuncia, chiamate telefono verde.
Senti, altro personaggio che devo collocare nei molteplici, diciamo, interessi del mondo dello spettacolo e dello sport anche, perché sicuramente c'è il signor Antonio La Calamita, detto Oscar De Rosa. La Calame, sì, La Calame, è Tucano. Tonino La Calamita, quello che parlava con questa voce. Voglio. Volava sempre le soldi. Catting da Flapis, stasera. Demo lo soldo che dica da Flapis. Salutiamo i parenti di Tonino La Calamita che sono sicuramente in ascolto. Poi, ecco, è qua la foto. Saluti anche da parte faccio nostra. La foto, faccio vedere la foto. Eccola qua la foto, eccola qua. Oscar De Rosa. C'è Guaglione. Era un personaggio straordinario, straordinario. Poi ancora, c'erano le feste, le tradizioni popolari, la Befana del Vigile, il 6 gennaio, la festa di Ferragosto, che era un appuntamento con l'albero della cuccagna, la corsa dei sacchi, tiro alla fune, la buffata di spaghetti, che si svolgevano nei vari quartieri della città, anche presso il campo sportivo. Tu ti ricordi questo particolare? E mi ricordo perché facevano delle belle feste nei quartieri, sì. Specialmente la festa del 15 agosto. Ferragosto. Adesso perché non si fanno più? Più, è vero, hai ragione. Vabbè, ritorneremo a fare questo perché io voglio ritornare un po'. È una bellissima. Io vorrei ritornare indietro negli anni e fare queste cose. E ovviamente si chiamano feste di quartiere. Senti, qui ci dice... Allora, Tarcourt con il carbone, benedetto. Carbone. No, faceva. Senti, poi ce n'è un'altra che ti saluta. Si chiama Rita Caffarella. Caffarella? Rita Caffarella, ciao, la moglie di Gino Lisco che fa le insegne a Trani vicino Piazza Dante. Sì. Giacinto, siamo ciao. Amici. Ciao Rita, ciao Gino. Salutiamoli ovviamente, non vorrei che si offendesse, stanno guardando, sai, alla fine è bello che stiamo ascoltando la musica, ma che nel frattempo chiacchieriamo e diciamo, ricordiamo gli anni 60. Ancora un'altra cosa che devo ricordarti, molto bello, che era, vediamo un po', nelle domeniche di maggio alla Condroure, c'è della Condroure? Sentiamo. No, ti sento più. Hai abbassato il microfono del tuo telefono? Non ti sento più. Aspetta, prova a fare una cosa. Vediamo un po'. Prova a parlare. Ti sentivo fino. No, non ti sento più. Non ti sento più. Avrai abbassato il volume del microfono, lo so. Forse c'è qualche problema tecnico. Io ho tutto qui, tutto a posto, mi sento. Senti la musica? E sento la musica, e allora se senti la musica vuol dire che io qua è tutto a posto. E devi controllare se non hai schiacciato qualche tasto così inavvertitamente. Marina. Ti voglio al più presto sposare. Ti richiamo. Allora, richiamiamo il nostro nunzio perché probabilmente c'è qualche altro problemuccio. Vediamo un po'. Adesso mi senti? Sei ritornato. Bentornato nel programma Radio Show. Bentornato a Radio Show con Vittorio Cassinisi e il barone Nicola 78 Girasole, che è qui con noi a farci compagnia. Ricordando gli anni 60, dicevo, c'è il suono dei campanelli precedeva un passaggio di confratelli che portavano in giro la piccola strada di San Nicola il Pellegrino, Santa Necliad, ricordiamolo. Santa Teresa. Bravissimo, che c'è la chiesetta là, perché noi non abbiamo San Nicola di Bari, è San Nicola il Pellegrino, che benissimo, che adornava di ciliegie, raccoglievano soldi che le buttavano dai balconi come offerte per i festeggiamenti del Santo Patrono. All'epoca si faceva così. Poi, curiosa presenza della città delle carrozze, si trovavano allineate nella piazza principale o davanti alla stazione ferroviaria, questo parliamo degli anni 60, dove svolgevano servizio urbano, ma soprattutto accompagnavano molti bimbi allora,
per chi andava all'asilo, chi andava alla scuola, ed erano ultimi segni dell'epoca che stava per cedere il passo all'uso della frenetica automobile. Questo è il mio caro amico Masin, oui. Lo vedi? Masin. Sì, lo vedo con benissimo. La carrozza e il cavallo. E questa è una foto storica di quando i pellegrini delle confraternite andavano in cerca di, ovviamente, offerte per il Santo Patrono il pomeriggio, con questo San Nicolino sulle spalle, piccola statua. Poi ancora, vediamo un po', abbiamo fatto abbondantemente tante cose, non abbiamo ricordato per esempio che negli anni 60, parliamo diciamo del, ti ricordi chi era il sindaco nel 61? Luciano Nunziante, Nunziante. Sì, poi c'è stato l'altro Grilli, che abitava. Poi è entrato Saverio Grilli, che è stato fino al 64. Sì. Non mi ricordo come si chiama. Comunque, sindaco. Il sindaco era all'epoca, parlo del 61, Luciano Nunziante, che viene rieletto, ma poi a seguito si dimette. E ci fu il sindaco Saverio Grilli, che resterà in carica fino al 64. Grilli, che non mi dimenticavo il nome. Benissimo. Grilli, sì. Poi 30 aprile, giornata storica per Trani, che è storica nel senso vero della parola, il nuovo ospedale civile San Nicola Pellegrino viene inaugurato alla presenza dell'onorevole Aldo Moro. Qui c'è una foto storica, ecco, la faccio vedere. Un caro. Infatti ha fatto il comizio nella sala Impero. Benissimo, perfetto, te lo ricordi anche tu. Mio padre era lì, tra questi, presente. Poi, in seguito ad un'esplosione di ordigno sperimentale preparato con alcuni coetanei, questo si dice che quando si gioca con il fuoco non bisogna mai farlo, muore un sedicenne, si chiama Massimo Pillera, al quale successivamente verrà intitolata un'aula del liceo Sanctis da lui frequentato. Poi ci fu una concittadina che divenne campionessa italiana ed europea di sci nautico, si chiamava Isetta Todisco. Aveva il negozio dei mobili sopra Chiesa di Santa Teresa. Perfetto, è ottimo. L'unico che aveva il motoscafo a Trani con lo scivolo che facevano piscinauti. Se lo ricorda, vedi che mio padre sta confermando quanto stai dicendo. La figlia era quella che faceva lo scinauti, mentre il padre guidava. Benissimo, benissimo. Che io poi me lo ricordo, questo signor Todisco, che andava in giro con la cuffia, e io da allora, dissi, ma è possibile che una persona di questa età vada in giro con la cuffia, che vada ascoltando sempre la musica? Era un appassionato di musica. Molti lo prendevano anche in giro per questa sua passione. Cosa che oggi, se li vedi, stanno tutti con la cuffia all'orecchio. È stato un precursore, un innovatore. Quindi le cose che si fanno in modo strano, stravagante, può essere magari che sia una moda che torna dopo tanti anni. In effetti è così. È vero. Poi vediamo un po'. Al 1 agosto il Festival del Sud a Trani, in piazza Plebiscito, per ricordare una serata grandissima dedicata alla musica napoletana ed ospiti illustri come il Quartetto Cetra, Milva, Giorgio Gaber e Nino Taranto. Qui c'ho una bella foto di tutti i personaggi che ho appena ricordato, eccola qua, guarda che bello, bellissima. Si riconosce Giorgio Gaber, si riconosce Nino Taranto, Milva e i campioni di Trani. E poi ancora un'altra cosa bella: sempre più frequenti sono a Trani gli arrivi dei grandi nomi della musica leggera italiana, e a volte si intrattenevano a cena con i loro fans, come dimostra la foto con Domenico Modugno ritratto in tavola con degli amici di Trani. Vediamo se riconosci qualcuno tra questi, vediamo un po'. Ecco qua, aspetta che te la punto qua, vediamo un po'. Ecco, Domenico Modugno è quello a sinistra, e con la mano alzata sulla destra. È a destra, si vede a destra che sta al contrario. Modello volare, diciamo, modello volare. E poi tutti questi. Questo libro. Non... Guarda, il libro si chiama Ricordando. Poi quando verrai ti faccio avere una copia. Allora. Magari. Ancora. Non abbiamo finito. C'è una bella cosa. Allora, nel Festival di Trani,
a differenza della prima edizione, ci saranno un susseguirsi di grandi nomi illustri che proporranno come gara Peppino Di Capri, Wilma De Angelis, Little Tony, Nico Fidenco, le gemelle Kessler, Bobby Solo, e quindi tra questi protagonisti c'era il presentatore Pippo Baudo. E proprio in un'edizione personale del 63, una giovane tranese di nome Isabella Iannetti, all'età di 17 anni, con un fuori programma interpreta vari brani del suo repertorio che successivamente poi invaderanno i jukebox di tutta Italia. E qui, ecco, una sua foto di un'Isabella Iannetti giovanissima sopra Rita Pavone. Uno, Isabella Iannetti sopra Rita Pavone. Questa è un'altra delle belle chicche. Il 20 settembre arriva... L'ho vista domenica sera passeggiando con quello mafioso. Vediamo se riesco. Non dir che non è verità. Vediamo, allora, la vostra canzone la sto cercando, la vostra canzone la sto cercando. A proposito, come hai detto che si chiamava Piccolo Fiore? Degli occhi tuoi, è quella lì? Non so il colore. So solo che mi fanno imbazzire. Ah, beh, che te la sai cantare, eh? Non è che per caso verresti a cantarci nel nostro karaoke? Eh? Sì, lo posso fare, come no? Eccolo qua. So solo che mi fanno impazzire. Un po' di musica. Quando ti guardo mi chiedo se... Sei così bella... Se verrai piccolo fiore, dove vai? Perché vai duro per il mondo? Scusa, ma perché non ti metti a ballare con tua moglie e noi ti vediamo ballare e ti facciamo una foto? Vai, Maddalena, prendi tuo marito, balliamo. Ti accorgeresti che c'è qualcuno? Vediamo, oh, vedi che bella cosa! Qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Stanno ballando, eh? Bene, bene. Come tu sai, si può soffrire. E qualche volta si può anche morire, come io per te. Insomma, stasera si fanno le scintille a casa tua, eh? Vabbè. È festa grande, Maddalena, trattamelo bene. Non è che me lo fai, come? C'è Dit? Dit, non potete tanto rumore perché i figli mi avete su. Ah. Io c'ho una villa singola di bifamiliare. Ho capito. Io e primo piano mia figlia, ho capito? Vabbè, ma in questo momento diciamo che se è normale fare rumori. Dopo una certa ora ci possiamo limitare nei rumori. Senti, devo mettere il silenziatore, vabbè, ma quelle cose non si fanno in silenzio, lo sai, no? va bene. Senti, Bergamo, com'è la situazione in questo momento, dato il coronavirus che si sta attraversando? Ti ho perso da capo. Ti richiamo. Piccolo fiore, il mondo. L'avevo quasi beccato. Vediamo un po' se richiamiamo. No, oggi a chiacchierare. Se l'hanno con noi stasera. No, secondo me, come sentono parlare di queste coronavirus qui, pitch blocker, qualche un ci sta per forza, hanno il virus anche loro. Poi specialmente tu che stai a Bergamo, hai capito? Tu sei stato praticamente il polo centrale di quel momento cruciale della pandemia, quindi ci tengono più sotto controllo. Vabbè, ma non ce ne frega niente, non mi parli come volete.
Parliamo come mangiamo. Se non frega niente all'osso. Magari quelli che mi stanno vedendo adesso domani mi diranno: cosa diceva ieri sera, ne? Parla fette tu, di. Parla come mangi, perché pure tu mangi, parla Giorgiana. Senti, vediamo un po' se ti ricordo, se ti sveglio qualche altro ricordo. Allora, il 14 novembre viene inaugurata la nuova gradinata dello stadio comunale nel 1964. Per l'occasione il pubblico era di 15.000 spettatori, incasso di 11 milioni e 400 mila lire. Nella nona giornata di campionato il Trani batte Napoli 1-0. Ale! E lì sono state le mazzate pure. Quante mazzate abbiamo fatto lì al campo sportivo. Mentre il 20 gennaio in Piazza Quercia nel 64 viene inaugurato in Piazza Quercia, come dicevo, il monumento degli statuti marittimi, quello che sta di lato, sai dove era quella sorta di grande monumento. E in occasione del nono centenario e dei grandi festeggiamenti che ovviamente fecero un bellissimo corteo. Nel 65 giunge Monsignor Giuseppe Carata, te lo ricordi? Guarda la foto, guarda un po' la foto di Monsignor Carata, Nunzio. Ma Monsignor Carata, Giuseppe Carata, eccolo qua. Sì. Ecco qua. E poi ancora, ancora il Cantagiro tappa allo stadio comunale con i Big, Tony Renis, Renato Rascel, Rita Pavone, e ovviamente la tappa viene vinta dalla cantante Cocchi Mazzetti. La cantante Isabella Iannetti vince il Festival di Napoli in coppia con Mario Abate con la canzone Core Napolitan. Devo vedere se la trovo. Core Napolitan, te la ricordi questa canzone come faceva? Core Napolitano. Ma di Isabella Iannetti mi ricordo tutto io, perché praticamente siamo quasi coetanei con lei. Certo. Lei avrà la stessa mia età. Allora, io ho la versione cantata da Mario Abate, che è una versione più storica, diciamo, della Mario Abate, sì. Della versione di segui un po'. Appena la vedo a Isabella gli chiedo di farmi registrare la sua canzone cantata da lei. Sentiamo un po' com'è. Questo infatti è dedicato a solo Maria Abate, perché Isabella Iannetti non poteva essere. Senti, bella, senti che ritmo. Senti, l'organetto, quello che si... Lo sento. Quando si parla da luna, di stelle, domani si sapo perché. Quando si parla canzone, si parla d'amore, si parla di te. Senti, qua arriva. Come si bello il cuore napolitano. Bella. Canta, sospira e piagna in te canzone. E non ti scorda mai, il cuore si va lontano. Senti, Nunzio, c'è Benedetto Cancelliere, sì. Leggo i commenti nel frattempo, dice che era un amico di suo padre, Mariolin. Te lo ricordi il papà di Benedetto Cancelliere, Mariolino? Nunzio. Come no? Come no? È qui suo figlio che ti sta ascoltando. Lui aveva lì il bar, so, mi sarà fanedo. Buchic. E poi il cancelliere stavo pure
di ogni santo lì per andare in mezzo a San Francesco. Vedi, io parlo così. Vedi, Benedetto, tutto ritorna, tutto ritorna. Sì. Tutto ma ritorna. Il figlio non è quello che sta a capirlo. Come? Poter capirlo. No. Il figlio, l'altro, Franco. Non so se il fratello Franco, Benedetto, ma tuo fratello Franco è per caso dell'Hotel Capirro? Chiedo, non so, poi alla fine non so, la parentela, e quali saranno cugini, penso, io me lo ricordo. Quello che aveva l'Hotel Capirro... perché sono parenti. Sì, 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 quello che aveva l'Hotel Capirro non era Mario, mi ricordo che non era Mario. Non ricordo bene, però, so, voi me lo potete dire. Mario, Mariolino era tuo amico, giusto? Il papà di Benedetto. Parla a te, Nunzio, parla a te. Nunzio. Sto ascoltando. Dico, Mariolino era un tuo amico. Cosa ti ricordi di questo amico? Cosa dobbiamo dire? Passato ormai tanti anni, io non l'ho visto più da quando sono andato via. Da Trani non l'ho più visto, e cosa posso ricordare? Se è quello che dico io, ricordo quando, può dire, quando hanno ammazzato uno nel suo bar. È andato lì, hanno sparato e sono andati via. Questo è successo in quel periodo là, negli anni 60, però altri non ho capito più niente. Senti, dice Benedetto che era il cugino, quello dell'Hotel Capirro. Però visto che ci sono, voglio provare a fare una cosa. Se riesco a inserirlo nella nostra chiacchierata, vediamo un po', Benedetto. Rispondimi, Benedetto, così almeno vediamo un po'. Se riesco... Vediamo un po', sì, vediamo un po', provo a inserirlo nella conversazione, chissà, magari mi sa dare informazioni migliori, poi chiaramente può chiudere, ci sentiremo. Nel frattempo c'era, noi siamo arrivati al Cantagiro, Festival di Napoli, Core Napolitano, l'Hotel Riviera, vengono costruiti l'Hotel Miramare e l'Hotel Trani, 65, con lì tutto spostato premio, è chiaro che non era l'Hotel Trani, Show. Poi l'azienda Soggiorno e Turismo, viene istituita a cura dell'ingegnere. Ciao Vittorio. Benedetto, vedi che stiamo parlando del tuo padre. Questo è Benedetto Cancelliere per noi. Ciao Nunzio. Ciao Nunzio. Io ero piccolo. Ti ho conosciuto già, bello. Hai visto? Mariolino. Amici, stai do, ciao, Nunzio. Invece stai, Bacolin. Bacolin, stai Ulione. Ulione, 78. Senti, ricordi che hanno... Volevamo capire, perché non abbiamo ancora... Allora, ti spiego. Sì. Cicillo, che aveva il bar, era il fratello di mio nonno, Benedetto, che io ho lo stesso nome. Ha il nome di Benedetto, Mariolini, un figlio di Benedetto, un figlio di Mariannini. Benissimo. Quindi... Allora, Franco, che sta a capire, tuo cugino. È il cugino. Bravo, sì, bravo, è mio cugino. Perfetto, abbiamo chiarito l'equivoco. E io sto qua perché adesso mamma sua non sta bene, Maria. Ho capito. La Miguel di Tonino. Ho capito. Sì, sì, sì. E quindi era Tonino dell'Hotel Capirro, giusto? Qua, vedi? Stai proprio all'Hotel Capirro. Sei proprio là, sì. Sì, ho capito. Sì, perché mi ha chiamato. Di Franco, di Nunzio Piumella, ti saluta. Beh. Come no, Nunzio? Se stai andando da loro, fagli fare... Fagli fare una sorpresa, no? Vai da loro, fagli fare la sorpresa, faglieli vedere. Facciamo tutto in diretta, la gente sta guardando. Dai. Scusami, stiamo procedendo adesso... con questa bellissima cosa. Magari farà piacere, non so. Stiamo facendo. Facciamo una specie di caramba che sorpresa qua. Caramba che sorpresa. Franco, poche parole, è il figlio di Antonio, il figlio di Cicillo.
Senti, ma mi devi spiegare perché tuo padre lo chiamavano Buchicchi e il cognome è Cancelliere. È tutta una storia di trisnonni, di carrettieri. Era vecchia storia dei carrettieri, perché non c'è un... Prima si tiravano, buonasera. Quello era il Poppino Buchicchi. Ecco, vedi, siamo nell'Hotel Bravo. Capirro. Aspetta che poi vedo con la Massimo. Vediamo con la telecamera che cosa stanno guardando le persone. Ecco, sto facendo vedere. Posso salutare Nunzio Piumella di Bergamo. Ciao Franco. Come va? Tutto bene? Se non si lavora non si va avanti, eh? È triste. Senti. Andiamo a preparare tutto caldo, tu, là. Vai, all'opera. Tutta all'opera. Hai salutato Nunzio, che Franco ha da fare. Ci siamo salutato. Bene, sì. Da bambini siamo amici noi. Ciao. Chi abbiamo là? Conviviali. Bene, bene. Senti, Benedetto, mi ha fatto piacere sentirti e vederti. È sempre un piacere rivedere gli amici dei parenti. Bellissimo, di mio bellissimo. Padre che non c'è più. Però ricordiamoci di quello che siamo stati, almeno questo è importante, no? No, mi ha ricordato la partita Trani-Napoli, sì, Nunzio. Sì, sì. Ma ricordo che è successo. Succedeva un 48. Ricordo la partita tra Napoli. Succedeva un 48, ammazzate, papi. Yes. Ci sono state botte a tutto andare. Botte da orbi, come si diceva nel nostro gergo. Senti, vi ho perso un attimo, vi richiamo se mai. No, ho perso Benedetto. Benedetto l'ho perso. Sì, infatti lui non si vede più. Sì, infatti Benedetto rimaniamo sempre nella conversazione. Siamo rimasti io e te. Grazie Benedetto per essere stato con noi, anzi mi ha fatto veramente un enorme piacere, che è un caro amico, abbiamo vissuto un'infanzia insieme. Saluto, un abbraccio, quando vengo a Trani vi vengo a trovare a tutti quanti. Grazie Nunzio. Le canzoni, il ballo l'avete fatto, vi siete fatti un bel ballo. No, mi raccomando, quando fate l'amore... Con attenzione, va bene? Cerchiamo di attapparci la bocca. La bacia il rumor, la bacia il rumor di carrozza. Va bene, vediamo se ci sono altri commenti, così magari vediamo se possiamo intervenire. Oh, c'è Giuseppe Di Giaro dalla Svizzera che sta guardando. Ciao caro Giuseppe, benvenuto anche a Rosa, salutiamo anche Rosa, la sorella del nostro caro Giuseppe, che abitano in Svizzera ma sono di Trani. Molta gente che guarda da fuori, e in questo caso cercheremo di alleggerire un po' la loro lontananza magari leggendo qualche passo in dialetto tranese. Senti, ma tu di dialetto tranese c'hai qualche modo di dire? Ti ricordi qualche proverbio? Ti ricordi qualche particolarità? Non so, una poesia, che ne so. Ti posso dire anche una bellissima canzone che avevo fatto. No. A Trana tenimmo un mare d'ora, tenimmo giardino sopra mare, tenimmo una villa comunale, come si bella Trani, e come Giacumbana, e come te la già fa, uscire la petrura e pure volava da pagare. Ma non tenia. Senti, ma questa canzone, il testo tu l'hai fatto sulle note di la canzone napoletana, basta che giusto solo, sì, è rimasto ma bella, bella, bella. Senti, possiamo avere il testo di questa tua canzone? Te lo faccio, te lo scrivo, te lo mando. Benissimo, non fa niente che si scrive in dialetto come si dice alla mangiando, però va bene. Ok? Va bene. Senti, ti ringrazio per tutto il tempo che ci hai dedicato. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo anche a nome di mio padre. Saluta mio padre. Lui ciao, è Nunzio. Saluto, ciao. Nunzio. Un abbraccio forte a lei, ti ringrazio, un augurio a lei, tua moglie e tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Auguri!
Occhio alla penna. Grazie, auguri anche a voi tutti. Un abbraccio a tutti i tranesi. Ciao Maddalena, saluto mascappone. Buonasera, buonasera. Buonasera. Non parla milanese, non parla per tranese, parla come mensch. Vabbè, buonasera. Sette bone. Ciao Nunzio. Ciao bello, ciao, tanti auguri ancora, ciao, ciao. Grazie, grazie. Bene, questa chiacchierata, lunga chiacchierata, voleva essere anche, vorrei dire, un ricordo degli anni 60 che noi abbiamo, come dire, messo in risalto. Adesso voglio sentire eventualmente se riesco a fare gli auguri. Abbiamo fatto gli auguri a tutti quelli che... Sì, li abbiamo fatti gli auguri, sì. Sì, mi sa di sì. Vediamo un po' se li abbiamo fatti gli auguri. Vediamo un po'. No, non abbiamo fatto gli auguri a tutti? Vediamo un po'. No, mi devo ricordare se abbiamo fatto gli auguri a tutti. Vediamo un po'. Allora, no, non le abbiamo fatto gli auguri. Allora, innanzitutto devo fare tanti auguri a Nicola Portento, Marina Simini, che l'abbiamo chiamata, Massimo Curci, mio cugino. Ciao Massimo, abbiamo provato a chiamarti, ma purtroppo non è stato possibile sentirti, ma ci fa piacere che tu comunque abbia, come dire, recepito questo messaggio. Leonardo Catino, ciao Leonardo, buon compleanno a Rita Dicu, Fulvio Gentile, Vincenzo Pignataro, Gianni Calefato, Gio Voglio Felice, Riccardo Martinelli. Abbiamo provato a chiamare qualcuno di questi, ma ci siamo imbattuti su Nunzio e su qualche altro, che comunque Marina. Bene, vediamo se nei commenti c'è qualcun altro che possiamo, che abbiamo dimenticato, perché può essere che magari, sai, alle volte ci dimentichiamo. Allora, Barti Pierro l'abbiamo salutato, top, grazie. Poi faremo un top import mixage. Poi Nunzio Piumella, un saluto da Bergamo, da parte nostra. Sebastiano Paciolla, in questo momento che stai facendo? Stai pescando? Tanto hai tempo fino alle 10, stai con la tua signora, stai facendo qualcos'altro, non so, stai cenando. Poi Antonio Summa, Nico Caterino, ciao Nico, buona serata a Paolo Di Savino. Poi ancora un abbraccio da parte del nostro caro Lucio al Mr. Cole, Mr. Colin. E poi ancora, ti ricordi Carbon, quello è Benedetto che interveniva, Carlo Mascolo, Rita Caffarella, ciao da Rita a Nunzio. Poi ancora Giovanni Battista Mugeo dice si mangiava Upol quando si faceva praticamente in Via delle Crociate, quelle parti. Quando stava, se la cassa permetteva. E poi ancora Giuseppe Di Giaro, che abbiamo sentito, diciamo, auguri. Auguri Nunzio e Maddalena. Bene. Adesso vediamo un po' se riusciamo a mettere qualcosa di anni 60, però volevo cercare Enzo Laberinto, che è il mio caro amico che ho sentito questa mattina. Ho detto, se domani ci fai una canzone di Gianni Morandi ci farebbe piacere. La stiamo aspettando. Lui ha un canale YouTube che adesso vi faccio un link su tutti i video che lui ha inserito, le metto nei commenti, così magari se qualcuno di voi appena finito di cenare può dargli un'occhiata. Noi adesso andremo a ascoltare, vediamo un po' qualcosa anni 60, vediamo un po' anni 60 se ha qualcosa, sicuramente vediamo un po'. Allora, Non vivo più senza te, bellissima canzone. Sentiamo questa che è una canzone di tanti anni fa. Canzone è una cover del nostro caro Enzo Laberinto. Ascoltiamola. No, questa è di Biagio Antonacci. Non vivo più senza te. Anche se con la vacanza in Salento, non vivo più senza te. Anche se una signora per me. La sua bocca punta sempre più su. No signora, la mia testa, no signora, no. Mi piaci. No signora, no. Mi piaci. No signora. Vediamo no. Raffaele che sta facendo, la mangia. No, sta mangiando, no, Raffaele. Non vivo più senza te. Anche se.
Enzo, sì. Enzo Labirinto. Non vivo più senza te, anche se. La luce cala puntuale. Bene, vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Raffaele, così vediamo se è pronto per domani. Domani domenica faremo la trasmissione. A proposito, ricordo che saremo in onda su Radio Show, con lo studio, dallo Studio Show, per ricordarvi che questa puntata sarà con musica, intrattenimento, qualche informazione, gli auguri, saluti e baci, con la partecipazione straordinaria del barone Nicola Cassinesi 78, che oggi vedete gli ho dotato di microfono, ragazzi, qui ci siamo attrezzati. Barone, vedi chi sta? Frischetto. Perché sta cadendo mai? Non vedi? Che sorso, no? Sempre tu. Noi siamo in diretta, facciamo la trasmissione a quest'ora e tu dormi, ma sei un dormiglione, sei. Papà Suan. Stiamo parlando con Raffaele Papà Suonno. Un papà Suan, un papà su. C'è Staffe? C'è Staffe a dormire? Ti stai dormire. Ti stai titillando il pistolino? Il cuscino. Ma che c'è nel cuscino? Che c'è nel cuscino? Beh, c'ha la faccia sul cuscino. Ma domani sei pronto per venire a trasmettere domani in Radio Show? Sì. Ho parlato già con Franco. Bravo, vieni, bravo. Di qua. Vieni da te, dove vi andate? Racconta, che fate dopo? Aspetta, mi ha detto, vediamo. A che ora? Esatto? A che ora ha detto? A che ora ha detto? Alle 10:30 mi fa lo squillo. C'è una vitamina a mezz'ora. E tipo andiamo al caffè italiano. Prendiamo il caffè e ce ne andiamo. Mamma vedere quel attimo ci pigliato su caffè, quel attimo costo caffè. Vediamo quando vado c'è brutto. Cioè sei brutto, no, fino a quando preparo tutta la pubblicità, che sì. Mezz'ora. Ah, ho capito, hai capito il fettentone. Hai capito il fettentone. Dei, io inizio alle 10:30, non inizio alle 11. Io alle 10:30 inizio la trasmissione. Allora, fare la pubblicità. Io la pubblicità l'ho già fatta. Ho già trovato il sistema. Adesso c'ho la pubblicità veloce. Veloce. E noi facciamo veloce con K. Ma su K è quando che le volte da pigliare avanti. Mannaggia questo ragazzo. Senti, ti ricordi degli anni 60? C'eri? Gli anni 60. Nascivo 56. Quindi sei 60. Il 60. Vediamo un po', vediamo se ti ricordi. Vediamo. Non ti ricordo niente. Quello ti ricordo c'è mangia stamate. C'è mangia. Che hai mangiato? Ti ricordi cosa? Bruta. Vedi che bel libro. Sto leggendo un libro che prende in evidenza un album storico, fotografico, con fatti, personaggi e tradizioni. Vedi. Ricordate, guardate che bella visuale della villa comunale, guardate che bella, il fortino, vai verso il fortino qua, bella cosa. Vabbè, domani vedremo di parlare degli anni 70, oggi abbiamo parlato degli anni 60, ok? Va bene. Ti ricordi? 57, 58, 59, 60. Tombola. Avevo 3 anni. Tombola. Che tombola quadrata. Vabbè, ma hai salutato il barone, Raffaele? Beh, io devo stare. Ciao, barone, oggi, girasole, oggi, a domani. Oggi il barone girasole l'ho dotato di microfono, vedi, ho dato anche il microfono, così può fare la trasmissione con me. Che sta, il cagnolino Simba, quello che parla? Sì, sta sul tavolo.
Ma fammelo vedere il cagnolino, fai vedere il cagnolino. Vediamo. Ehi, Peppi. Peppi. Stiamo a parlare un crociato. Voglio, via mio padre, vuoi salutare mio padre per caso? A Bacolino. Sì, come no. Buonasera. Ciao. Casinesi. Ciao, buonasera. Casinesi. Sì. Ciao. Buonasera. Buonasera, cosa vi siete mangiati ciao stasera? Cena? La cena c'è di voi a Trani, qual è? La piatina. C'è te che ha mangiato? La piatina del piede. Madonna, un Fiat. La piatina romagnola, quella è romagnola, non è? Madonna, c'è poi... Guarda... C'è dai. Che sono sigarette, vedi che cosa ti combini con le sigarette. Ma no, detto... è di cora. Un giù di cora, un giù di cora. Pensa che ti hai pigliato la supposta, adesso non è che ti metta la suppostina. È quasi. Scusa, ma stai dormendo, ma che c'è in stai bene? Sì. Cioè, vuoi la compagnia, per caso, vuoi la compagnia? Che ti veniamo a trovare, oh, che ti veniamo a trovare, ti veniamo a rimboccare le coperte, ti veniamo a mettere il cuscino, ti facciamo la ninna nanna. Ti cantiamo la ninna nanna. Fai la ninna ninna, oh, camo da su sa pesce, te chiamane. Va buone, eh? Raffaele, senti, domani ti ricordi di portarci i dischi così li facciamo sentire? Non sì, ti preoccupare. Raffaele, sta benedetto sì, cancelliere che vuole ascoltare La notte di Adamo, la facciamo ascoltare adesso, dalla canzone di Franco l'Americano, così facciamo, sai, ascoltare un po' di musica nostrana, diciamo, dei nostri cantanti. E inoltre dice: ma tu dove stai? Dall'oltretomb. Dall'oltretomb. Amico, la pesca, la faccia, te. Mamma mia, dall'oltretomba. Francesco Orlandino, eccolo qua. Vediamo se troviamo La notte. La notte, c'è la canzone La notte. La via. La notte, vai. Ascoltiamo La notte di Adamo, cantata da Franco l'Americano. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fa impazzire, mi fa impazzire. E la tua voce fende il buio. Ehi là! Dove cercarti non lo so. Na, 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 na. Ti vedo, torna la speranza. Ti voglio tanto bene, bene ancora. Per un istante riappari. Mi chiami, mi tendi le mani. Andiamo, che altro c'è? Ma il mio sangue si ghiaccio. Stai dormendo, stai dormendo, Raffaele il co-conduttore sta a dormire. Ti allontani, la notte
Raffaele ha detto cancelliere Benedetto che ti sta vedendo, ha detto c'è ste doli. Allora Raffaele, Raffaele scusami, c'è il domani il co-conduttore come verrà vestito, l'abbigliamento, ricordiamo l'abbigliamento domani, sentiamo che scusa, devi dire alle persone così se vengono ti aspetti. Mi devo vestire, ho capito che ti devi vestire, però dico voglio sentire come le vengo le robe. Ah, che sì, t'ammirito guardaroba, come vivi? Allora, tu ti butti nel guardaroba, come ti viene... E allora, vabbè, se devi venire domani, portati la cravatta, la gente vuole vederti con la cravatta, bella elegante, se usciamo bisogna avere questa eleganza, no? Hai capito? Senti. Io ti accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me, con un bacio piccolissimo. Allora, senti Raffaele, noi stiamo per concludere la trasmissione, ci ricordiamo che saremo in diretta domani, domenica 17 di gennaio, saremo tutti e quattro, faremo il quartetto show. C'è il barone Girasole che ringraziamo per l'intervento, grazie barone. Ciao Raffaele. Salutiamo anche tutti gli altri. Raffaele, tu hai co-condotto praticamente in pratica questa nostra mini trasmissione di un'ora e mezza, quindi fai la conclusione. Vittorio Cassinesi ha presentato Radio Show con la partecipazione del barone Girasole e co-condotto da Raffaele dal letto. Vai. Fai. Fai. Vittorio Cassinesi. No, ladies and gentlemen. Non sto parlando a me. Vittorio Cassinesi ha presentato Radio Show. Condotto da Raffaele Alletto, Alletto proprio, con la partecipazione del barone Girasole. Esatto, occhio alla penna. Grazie Raffaele, ci vediamo domani. Ok, ciao. Saluti a casa. Saluti a tutti, ciao. Bene, Raffaele l'abbiamo completato, la trasmissione si conclude così. Abbiamo fatto un bel po' di tempo insieme, c'è una chiacchierata. Grazie a tutti quelli che hanno seguito, grazie al barone che è qui con me, guardate. Grazie a tutti, auguri. Eccolo qua, grazie. Vittorio Cassinesi ha presentato Radio Show. Il barone Girasole vi saluta. Vi saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco. Ole! Occhio alla penna. Mi raccomando, occhio alla penna. Bene, noi vi rimandiamo alla prossima occasione, vi lasciamo sempre con un'altra canzone, ma questa volta vi faremo ascoltare una canzone di Franco l'Americano, che canterà ogni volta, pensate, questa canzone per mantenerci già nel nostro repertorio di musica anni 60. Tutto chiaro? Bene, grazie a tutti quanti voi, alla prossima occasione, che sarà poi domani, domenica 17 alle ore 10:30, sempre sulla pagina DJ Vittorio Cassinesi, così magari se volete avere, come dire, l'invito nel momento in cui siamo in diretta, per accorgervi quando siamo in diretta, basta mettere la spunta sulla campanellina su all'altro a destra, dove c'è quella campanellina, mettete le notifiche, premete queste notifiche, date l'autorizzazione ogni qualvolta io sono in diretta, praticamente vi arriva una notifica, così eventualmente non vi perdete manco una trasmissione. Oppure nel caso volete vederla in un secondo momento, o andate sulla mia pagina che ci sono tutti i video, oppure sulla pagina YouTube Vittorio Cassinesi. Con questo vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti, grazie Barone! Grazie! Auguri! Ogni volta che torno, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo
se potessi restarmene qui, ho negli occhi il colore del mare, ho nel cuore l'azzurro del cielo. Ogni volta che devo partire, io mi porto un ricordo di te. La mia casa è laggiù, ma il mio cuore sta qui. Tu sei il sole per me, io non vorrei, lo sai, lasciarti mai più. Ogni volta che devo lasciarti, porto tanta tristezza nel cuore. E mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò.